Buongiorno a tutti, andiamo subito in medias res. Intanto ringrazio l'assessore Bianchi, professor Bianchi del resto, che come minimo ha una sensibilità specifica sull'argomento venendo dall'università una volta tanto. E l'università, pochissime parole di introduzione all'argomento. Italiana in modo specifico, dopo 27 anni, 27 cicli anzi, ma l'inizio del 27° ciclo è appena iniziato, di dottorato ancora non ha preso bene le misure. Ed effettivamente per molti anni in Italia, ripeto, il dottorato è sempre stato ritenuto una specie di strada di avvio all'accademia, anche se nella realtà dei fatti, poi come ben sapete, avere un titolo di dottorato in Italia e poi fare un concorso per, non dico associato, ma per ricercatore, che adesso appunto non ce ne saranno più, no? È praticamente equivalente, poco più di zero, forse nelle ultime tornate. Dunque una chiara assenza di strategia, una chiara assenza di comprensione di che cosa è il dottorato invece nel mondo. In effetti, essendo ormai vecchio abbastanza, no, da sapere che quando io mi sono laureato non c'era il dottorato, e avendo fatto un dottorato appunto all'estero, perché non esisteva, non mi era mai passata per la mente l'idea che il dottorato servisse a far carriera universitaria, anche se poi nel caso mio di ritorno è servito, ma anzi non è servito, voglio dire, nel senso che appunto non è, il dottorato è sempre stata una preparazione appunto per le sfere superiori, per chiunque volesse entrare o avesse volontà di entrare nella dirigenza, di chiunque volesse entrare nell'alta ricerca di aziende, chiunque avesse appunto interessi fortemente applicativi. E questa è la parola chiave, e questo è l'ultimo argomento che io affronto adesso, dopo lascio la parola a tutti quanti, cioè da noi veramente penso ci stiamo ancora cincischiando sul cos'è la ricerca di base, cos'è la ricerca applicata e quanto tutto questo della ricerca applicata vada a detrimento dell'università, eccetera, eccetera. Questo secondo me è un falso discorso. La ricerca di base, cosiddetta di base, è una ricerca applicata a 10 anni di distanza. La ricerca applicata magari qualche volta invece va a 5 anni, a 6 anni, dunque i confini non possono essere, non devono essere separati. Non devono assolutamente essere separati, dunque bisogna che ci sia, esista una strategia. Una strategia che non sia appunto tutta finalizzata a dire il dottorato in Italia serve a fare forse dei professori associati, forse nel futuro. Serve a fare la classe dirigente del paese e a tirare fuori il paese dal guado nel quale si trova. Io lascerei la parola subito all'assessore, addirittura con qualche minuto d'anticipo, così puoi anche sbizzarrirti, ma e anche perché appunto come sapete quando uno remtenet, no? Quando uno sa la cosa, come la conosce bene Patrizio Bianchi, le parole seguono, verba sequentur. E io vado ad ascoltarti, Patrizio.